Good morning role players, benvenuti alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Sentirete dalla mia voce devastata, quasi assente e molto bassa, molto suadente, che sono reduce dal play. Ce l'abbiamo fatta e come molti di voi probabilmente là fuori siamo sopravvissuti a questa... a questo grande evento dei giochi, non solo di ruolo, ma per quanto mi riguarda, per il mio piccolo orticello, io sono sceso per quello a Modena. È stata la mia prima esperienza da dietro le quinte, da dematore principalmente e anche da aiuto allo stand nei momenti buchi, a dare il cambio agli altri. È interessante vedere il dietro le quinte, è molto interessante, anche perché quando si va in fiera come... scusate, la voce è un disastro. Anche se si va in fiera come ospite, no? Come visitatore, non si vede molto di quello che succede dietro. Sembra un enorme macchinario in una scatola chiusa, e dove voi buttate dentro i soldi e loro sparano fuori i prodotti che voi volete acquistare. In realtà dietro la realtà è veramente complessa, articolata, è un insieme di molte cose e tanti di voi questo già lo sanno in realtà, però per chi non lo sapesse è veramente una ruota gigantesca che deve sapersi organizzare e deve creare una spinta per poter girare e stare in equilibrio e stare in piedi. Io questa ruota l'ho vista girare bene. Sono stato allo stand di Dreamlord Press e per quello che ho visto io è stato veramente piacevole collaborare con gli altri e dare una mano a Nicola a demare, vendere e parlare dei suoi giochi. Soprattutto perché è un ambiente molto tranquillo, molto amichevole, ci volemose bene, insomma. E ci volemose, mi raccomando, sono devastato ancora. Poi dopo ovviamente è un'esperienza stancante perché, e lo dico io che ho fatto un centesimo di quello che hanno fatto certe altre persone che hanno cominciato ad organizzare l'evento mesi e mesi fa e che ci hanno messo del loro fino all'ultimo giorno, quindi provate a immaginare loro. E niente, cosa vuol dire fare 5 demo di Seco Creek? Non di fila, 3 di fila e poi altre 2. Cosa vuol dire? È un'esperienza mistica, perché soprattutto non avendolo mai giocato prima, perché chiaramente questo gioco, anche se io l'ho avuto ovviamente in anticipo per le mani per prepararmi, è comunque è un gioco che non ho mai giocato, che praticamente nessuno aveva mai giocato, quasi. Diciamo, allora, Seco esiste in inglese da un bel po'. Adesso ovviamente non è che nessuno al mondo l'ha mai giocato, però intendo nessuno o quasi di quelli che si trovavano lì l'avevano giocato. Appunto, alcuni forse l'avevano provato in inglese, ma altri lo avevano sleggiucchiato, altri lo avevano letto per pronti per demarlo. Però mi sono offerto volontario di giocarlo proprio perché volevo imparare a giocarlo e capire se era un bel gioco. E quindi cosa succede? Succede che sei obbligato, fra virgolette, a imparare come si gioca un gioco giocandolo, senza farti le famose pippe mentali e domandare, capire e seduti al tavolo col manuale in mano. E ogni giocata è andata meglio perché oltre a imparare le regole, cioè già dopo il secondo giro già sapevo quasi tutto a memoria perché è un gioco semplicissimo,
oltre a imparare le regole bene, e anche a capirle bene, a usarle bene, a capire dove spingere e che cosa fare per sfruttare al massimo il gioco. Quindi per me è stata doppiamente un'esperienza nuova, perché non avevo mai fatto una cosa del genere prima. E quindi alla fine sono entrato con zero esperienza su un gioco e sono uscito con so esattamente come va giocato. È bello vedere poi in fiera facce nuove, è bello rivedere vecchi amici, è bello riscoprire vecchie conoscenze, è bello discutere, pianificare, dire e fare. Insomma, il dietro le quinte porta dei vantaggi secondo me grandi, pagato con la stanchezza e la fatica, ma questo è un prezzo che sono disposto a pagare e che pagherei di nuovo. Io tornerei a un dietro le quinte ad aiutare qualcuno e così, tornerei ad aiutare sicuramente Nicola perché ne vale veramente la pena, per molti aspetti. E poi vabbè, ora ho Seco Creek, quindi un gioco nuovo che mi piace, che sono sicuro che mi piace, perché cavoli, ho fatto 5 demo, quindi chi altro può aver mai fatto 5 demo di Seco Creek in questi giorni? Nessuno. Quindi ecco, è un'esperienza veramente particolare. Ora, so che là fuori ci sono diversi di voi che hanno già partecipato più e più volte a questo tipo di eventi, hanno già dato più e più volte una mano su più livelli, agli standisti e insomma, sarei curioso di sapere se questa mia impressione la rivedete anche voi. Io credo proprio di sì, anche perché noi ci siamo lasciati un po' tutti ieri sera con questa, credo, con questa impressione, no? Eravamo tutti, diciamo, abbracciati, ci siamo sbaciucchiati, ci siamo lasciati bene e credo che siano rimasti tutti soddisfatti da quello che da quello che è successo alla fine, dalla fiera, da tutto quanto, non saprei neanche da dove cominciare a parlare perché tutto è fondamentale, sia a livello personale che a livello di gruppo. E quindi niente, questo è la mia esperienza nel dietro le quinte. E lo rifarei, sì, appunto, lo rifarei volentieri. Ovviamente non adesso perché è stato proprio spompante. Però in un futuro non remoto, assolutamente no, lo rifarei volentieri. Quindi noi ci sentiamo domani. Stasera è un grande punto di domanda se ci sarà Monster Hearts, anche perché io e Marco siamo reduci tutti e due dal play di Modena. E noi ci sentiamo domani mattina, comunque vada questa sera. Magari non c'è il riassuntazzo di Monster Hearts, magari c'è, vedremo. E ovviamente, come sempre, nonostante la stanchezza, nonostante la voce andata, come sempre, come tutti i giorni, rock and roll play.